Buonasera a tutti, innanzitutto volevo ringraziare il Forum dei Giovani per avermi invitato questa sera. Pompei ha bisogno del nostro amore, quindi è molto bello che sia viva finalmente. Il mio intervento si chiama Come raccontare la terra vesuviana e la sua storia. Andiamo avanti. Io ho iniziato nel 2014, 16 novembre 2014, creando una pagina vesuviana che si chiama Anima Vesuviana, e che voleva raccontare l'identità, la storia, l'archeologia e il nostro patrimonio demo-etno-antropologico, quindi il nostro patrimonio materiale ed immateriale, fatto di rituali, danze, feste, eccetera. Andiamo avanti. La pagina, appunto, vuole partire da quattro punti principali, vuole partire dall'identità. L'identità perché, come processo di identificazione, di riconoscimento di noi stessi nel territorio, quindi un riconoscimento totale come appunto l'etimologia vuole. Poi chiaramente vuole raccontare l'archeologia, vuole riaprire questo discorso sull'antico che appunto caratterizza la nostra fortunata terra. Qui sono solo alcune delle città che possiedono grandissimi tesori dell'archeologia, quindi da Pompei, Ercolano, fino ad arrivare alla costa torrese, all'entroterra, alla somma vesuviana, Terzigno, Torre del Greco, eccetera, il Bosco Reale soprattutto. Il patrimonio, lo vedremo più tardi, e la storia, quindi l'equilibrio ed il rapporto che c'è, citando anche le parole dell'antiquarium, tra uomo e vulcano, l'uomo all'ombra del vulcano e questa sinergia che c'è da 2000 anni a questa parte, una sinergia consapevole anche nell'antichità. Come ci dicono Strabone, Teodoro Siculo, quindi una sinergia viva e consapevole. Andiamo avanti. La pagina aveva degli obiettivi quando è nata, ovviamente, e io mi ero prefissa una comunicazione efficace, veloce, che arrivasse a tutti e che si fondasse sull'emozione, quindi che voleva colpire i giovani soprattutto e comunque le persone anche un po' indifferenti per tanti motivi alla storia, all'archeologia. Voleva valorizzare anche il territorio vesuviano tutto, nella sua totalità, quindi andando fuori da quella gerarchia banale dei siti maggiori e dei siti minori, perché non esistono siti minori dell'archeologia. Voleva anche denunciare, perché ovviamente la conoscenza porta anche una certa rabbia quando si scopre dove si vive, si ha la consapevolezza giusta. E quindi spesso purtroppo segue anche una denuncia, è capitato varie volte con la situazione pompeiana e poi vedremo successivamente. E voleva anche essere un punto di riferimento per la comunità vesuviana, quindi che raccontasse l'ethnos vesuviano, l'essere vesuviano. Diciamo che ci sono degli obiettivi raggiunti. Non è facile gestire una pagina Facebook che presto sarà sito da sola, quindi senza dover pagare Facebook, perché purtroppo Facebook pretende anche questo. E una pagina è arrivata a 25.000 mi piace, addirittura ad una copertura di 2 milioni di persone. Questo perché il mondo vuole conoscere l'archeologia vesuviana e lo sappiamo, Pompei ha 3 milioni di visitatori all'anno, ad esempio. La pagina è stata anche intervistata da diverse testate, ovviamente BBC, ANSA, Repubblica, eccetera. E un po' la pagina è anche riuscita a diventare un punto di riferimento per quelle realtà che raccontano il territorio, come ad esempio la Reggia di Quisisana a Stabia con la mostra Dal buio alla luce, o Instaura e altre realtà. E c'è anche una maggiore consapevolezza, ovviamente non è un grandissimo compito, è molto complesso, però riportare i giovani alla bellezza millenaria di questa terra deve essere un processo che tutti noi dobbiamo, almeno noi da archeologi o futuri archeologi, dobbiamo fare nostro. Andiamo avanti. Questo è un esempio. Identità come identificarsi con il passato, tornare a dare al passato una dimensione umana. Sembra un paradosso, ma non lo è. Il passato è umanità, la storia è viva, la storia appunto, l'archeologia è viva, non sono solo pietre quelle che abbiamo qua, qui a fianco. Andiamo avanti. Potrebbe sembrare anche questo un paradosso, ma in realtà si può emozionare con l'archeologia in rete, si può.
L'archeologia è fatta di manufatti e si fonda su una realtà che è tangibile, ma in realtà deve tornare ad essere, come l'etimologia ci dice, un discorso sull'antico. E quale miglior mezzo se non internet, se non appunto questa rete immateriale che unisce il mondo? Andiamo avanti. Queste sono alcune delle foto che io ho scattato, ho avuto la fortuna di scattare vivendo questa città eterna, questa Pompei in cui ho avuto la fortuna anche di nascere. Ed ecco, basta pochissimo per poter emozionare le persone con questa terra, basta anche una sola immagine per poter invogliare le persone a vivere questa emozione. E quindi il web ancora una volta deve farlo, deve raccontare e deve mostrare ciò che noi viviamo quotidianamente o che ignoriamo spesso. Andiamo avanti. Questi sono alcuni degli esempi che ho citato prima, come la pagina vuole poter aiutare le realtà del territorio che appunto si occupano di valorizzazione e conservazione. Avanti. Questo è un esempio dell'archeologia che vuole far innamorare. Questo è un graffito, quindi è una delle tracce più tangibili dell'uomo, un graffito molto piccolo però di Pompei ed un affresco sempre di Pompei, quindi ecco la dimensione umana dell'archeologia. Andiamo avanti. E questi sono alcuni esempi di denuncia. La fontana un po' più famosa ha girato un po' l'Italia e partì casualmente, io andai a Pompei e mi sono imbattuta in questo intervento temporaneo che era appunto nella fontana più famosa della Via dell'Abbondanza. E anche invece di qui c'è il litorale torrese, un litorale straordinario per la sabbia vulcanica nera, per le sorgenti d'acqua dolce e quant'altro, che in quel giorno era meraviglioso, ma in realtà conosciamo tutte le problematiche legate alla costa vesuviana. Andiamo avanti. Ed ecco su cosa voglio incentrarmi: il mondo e l'archeologia vesuviana, la bellezza che va oltre i confini. Chiaramente non c'è bisogno di miei commenti o di mie statistiche, noi lo viviamo tutti i giorni. Il mondo vuole conoscere Pompei, Ercolano, Plonti, e il mondo è innamorato, subisce questo fascino quotidianamente. Però oggi ho ricontrollato tutte queste statistiche anche perché la mia pagina non è niente di che, il web ha numeri molto più grandi dei miei, senz'altro. Però mi sono imbattuta in 50 paesi diversi, persone che parlavano più di 42 lingue, che seguivano la mia pagina, volevano conoscere la nostra città. Quindi credo che questo sia straordinario, senz'altro. Andiamo avanti. Ed ecco, dobbiamo partire dall'archeologia per arrivare poi chiaramente al nostro patrimonio immateriale. Queste sono alcune donne vesuviane, non sono molto distanti dalle donne pompeiane, ercolanesi, dalla Magna Grecia, che vivevano qui 2000-2500 anni fa. Quindi donne e menadi, il rapporto torna con il Vesuvio, il rapporto torna con il vino. E queste donne sono simboli delle nostre tradizioni immateriali, delle nostre danze, la tamburriata, la tarantella, complicata. E questo è un patrimonio straordinario che dobbiamo raccogliere in questa comunità immateriale del web, dobbiamo raccontare e sono tradizioni che dovrebbero renderci molto fieri perché sono la massima espressione dell'essere vesuviano. Andiamo avanti, le ultime slide. Anche questa è quello che in realtà del passato vive ancora in noi, la persistenza della memoria. Le nostre danze, che sembra assurdo, qui eravamo a Scafati, quindi poco distante, tra il fiume e il fuoco. Sono tradizioni ancora vive in noi, in un passato che vive di una costa vesuviana, in un territorio che è fuori dalla globalizzazione, dalla banalità del contemporaneo. E che deve valorizzare questo rapporto privilegiato con il passato. Andiamo avanti. L'ultima slide, qui ho raccolto della terra vesuviana, dell'Apillo, e vi lascio con queste parole, che sono appunto terra vesuviana, terra dell'eterna primavera, come la chiamo Leopardi, delle corse sull'Apillo a piedi nudi, dei gesti antichi, dei volti induriti, terra di fuoco, terra vesuviana, terra mia. Grazie. Grazie.